Buonasera a tutti, sono Luigi Onana, cose preferite, bentornati ai Mobaji Naraku. Tutti quanti stanno portando My Hero Academia, Road to the Strongest Hero, Road, una roba simile. Io no, io vi faccio vedere My Hero Academia Ultra Impact. È il secondo gioco di My Hero Academia, è uscito lo stesso giorno del Global di The Strongest Hero, ecco, dovrei chiamarsi The Strongest Hero. È un gacha molto più tradizionale e tranquillo, davvero molto di più. Giocabile solo in versione giapponese, solo con un VPN. Se non avete il VPN non vi partirà il gioco, quindi sappiatelo. Ma è un qualcosa di davvero, davvero carino. Qua abbiamo i login, siamo a 7 giorni che gioco, da una settimana. Perché ci hanno messi due a fare il reroll, in quanto è infinito, velocissimo. Ma volevo iniziare bene, non ho iniziato come volevo, ho iniziato però con 4 R. Quindi mi sono detto, ah, ma sai che forse è meglio tenerla quella multi. Un secondo solo. Ed eccoci su My Hero Academia Ultra Impact, gioco su cui ho fatto un solo shop, ovvero quello che ci regala. Dov'è? Ecco. 150 sta, no, scusate, due shop, un totale di meno di 10 euro, che è uno che ci regala 150 stamina al giorno, vitale, e uno che ci permette che, questo qua è mensile, 50 stamina al giorno, fidati, è più importante avere le gemme, e uno che invece dà la possibilità per una settimana a 2 euro di fare 6, no, quant'è? 7 invece che 3 fight qua, no, scusate, 6. Se invece di 3, questo a mio avviso basta farlo la prima settimana e poi non serve più shopparselo. Semplicemente raddoppia la velocità in cui farmi le cose. Cioè, qua ci siamo fatti 222.000 di denaro, e così facendo c'è un netto vantaggio. Prendo questo qua da 2 euro. È forse il vantaggio più grande del gioco. Quello della stamina è molto utile perché questo gioco richiede tantissima stamina. Anche se avrete infiniti skip ticket, quindi a certi punti non vi servirà neanche. Questo è importante. Speriamo che vada abbastanza bene. Vediamo un po'. 36, 36, dai, dai. Non vi servirà neanche chissà quanto. Allora, introduciamoci un pochino al gioco dall'inizio, perché questo immagino sia un gioco che potrebbe interessare a molti. Schermata iniziale. Qua in realtà si possono mettere anche le memory. Il gioco si divide in personaggi e memory, che sono gli equip, le passive aggiuntive. Esiste una wiki inglese, quindi non ancora completamente aggiornata, ma esiste. Allora, qua sotto abbiamo come primo le Adventure di Legends, ragazzi, molto tranquillamente, in cui potete mettere i personaggi, vi danno tutte quante stamina, skip ticket e altro. Se avete fortuna, tra l'altro, vi danno anche shard dei PG, che sono molto importanti. Ok, e qua anche tutte le altre, perfetto. Vedete, io tendo a farmare tutto quello di potenziamento vario. Anche probabilmente qua da domani inizio a farmarmi ancora quelli del level up. Poi abbiamo lo shop, che però non è lo shop a soldi veri, è lo shop questo. Altro posto dove vi consiglio di andare e comprarvi sempre tutto. Vi serviranno, beh, quelli qua 200 no. Vi servirà una marea di materiali, portare sui personaggi. Io sto per finire di portare su Deku. Ah, e per chi me lo chiede, My Hero Academy, sono rimasto indietro. Sono rimasto tanto indietro. Sto ricominciando a leggere dall'inizio adesso perché penso di essere indietro di almeno un anno. Avevo provato The Strongest Hero. Sì, The Strongest Hero. Quando è uscita la versione Japan, mi aveva convinto. Non mi piace cavalcare l'onda perché vedo che tutti lo stanno portando: inglesi, italiani, francesi, sudafricani, Priscilla, mio nonno in Cariola. Tutti stanno portando lo Strongest Hero. Cioè, contenuti alla fin fine tutti uguali.
videopool, robe simili, quindi mi sono chiesto, c'era un modo di portare qualcosa che può piacere, ma che non fosse così mainstream, e ho pensato a provarlo e alla fine non è affatto male. Avete bassi delle carte, quindi preparatevi. Però non penso sia obbligatorio al 100% avere i PG, almeno per com'è lo state of play attuale. Vabbè, finiamo. Qua comunque poi avete anche quelli con queste monete di cui ancora manco ho modo di averle. Quelli scambiabili con le monete delle prove, che poi farò vedere, in cui potete prendere anche una memory wire, che dovrei andare a vedere cosa cavolo fa di preciso. Però costa 5.000, oddio, una settimana 1.000 l'ho fatto in un mesetto, dovrei riuscire a farlo. Alcuni personaggi che ho visto sinceramente non mi interessano più di tanto, alcune memory SR molto carine e poi soprattutto shard EPG. Oggi c'è la shard di Momo, ok. Oggi c'è la scia di Momo che non ho, peccato. Se volete giocare a sto gioco, il reroll migliore che vi consiglio è Bakugo Momo. O Bakugo. Bakugo Momo. Vi è che anche qua c'è l'All Might QR, ma sono troppo scarso ancora per farmare decentemente, quindi prima che ci arrivo e passerà di tempo. E questo che invece per chi gioca Princess Connected Re avrà capito cos'è. Hanno circa lo stesso significato, lo stesso utilizzo che in quel gioco. Poi ne andremo a parlare appena arriviamo a vedere i personaggi. Io potrei doverne comprare un pochino per Todoroki, ma anche per il nostro amico Pinco Panco, però vediamo, vediamo. Poi abbiamo. Appena si carica. Ce la puoi fare, ho fiducia in te. Dai, dai, dai. Sì, qua abbiamo lo shop. Qua abbiamo la stanza dove potete farmare passivamente varie cose ai vostri personaggi. Altra stamina, uguale. Quest'ultimo invece era. Ah sì, la collezione, avete tutto quello che avete. Poi, tornando al menu principale, le quest, le notizie in game, ma non dovrebbe esserci nulla perché siamo in pieno evento della prima, che dopo vedremo. Poi qua sotto avete potenziamenti, team, qua potete vedere il team che sto usando per il farming dell'evento. Ci maxiamo assieme anche All Might Free to Play. Qua abbiamo Air Force Deku, l'UR evento con la memory che ha l'artwork più bella di tutte, a mio avviso, anche molto forte. Poi abbiamo, non mi ricorderò mai il tuo nome, non mi ricorderò mai il tuo nome, con l'unica memory UR doppia che ho trovato. Ho trovato due di fila mentre cercavo Air Force Deku. Molto buona per lui. Poi abbiamo All Might Free to Play, a cui in realtà do questa, che funziona molto meglio su lui. Questo qua è un PG che vi regala l'evento e ve lo fa maxare. Poi abbiamo Todoroki, con cui ho iniziato il gioco, con anche una sua bella UR, è uscita nella stessa multi, sono usciti lui, l'UR, l'altro e Hawk. E poi abbiamo la nostra cara Froggy, con in realtà in questo punto non serve più darle questa UR, ma posso darle questa, dato che un tipo già, ma tanto non l'abbiamo neanche portata su e non è mia intenzione portarla su, mi sa perché è un personaggio che c'era nel banner di Deku e quindi l'ho potuta maxare. Qua potete potenziare personaggi. L'obiettivo di oggi è maxare lui. Perfetto. E abbiamo All Might maxato di livello, perché l'ho rimazzato totalmente, c'è passato il tempo. E maxare lui. Perfetto. E abbiamo Hawk maxato sempre di livello. Prossimo obiettivo sarà maxare lei, che è l'unica healer che ho, quindi. Oddio, unica healer. Se ci uscisse Ciaco, sarebbe tanta roba, c'è qualche problema alla connessione. Vabbè. Potenziare le memo, no,
Ok, qua potenziare le memory, ma non so cosa fa perché non hanno ancora aggiornate, quindi non sto tanto a potenziarle, finché non so cosa fanno di preciso. Ok, questa è l'ability chart dei personaggi. Questo è il tempo in cui passate più tempo di farming. Io la sto portando su praticamente solo ad Eku per ora e ci vuole tanto, tanto, tanto. Tanto tempo. C'è una percentuale di drop in ogni stage di questi oggetti, dovete farli tutti. Qua, buonanotte, sogni d'oro. Arrivati alla sesta, che è probabilmente la più importante, con 50 shard del personaggio più 6 trofei, mettete l'hardware nuovo. Tutto bello con le immagini e un aumento anche in percentuale delle stats. A 9, se, quando e perché diventa Dio. Cioè, ci vuole tanto per potenziare un personaggio. Il mio obiettivo ora come ora è portare lui e Todoroki al 6, anche perché sono gli unici due a cui ho dato, perché ce ne hanno due, come potete vedere, di personaggi hanno due ability chart. Questo lo faccio vedere meglio su All Might che Free to Play evento. Allora, c'è Ability chart normale, tra l'altro ormai posso anche potenziarlo, però con calma, in cui farmate gli oggetti, arrivate fino alla 6. Non vi serve avere trovato altre copie del PG. In questo caso però non è alla 6. Lui dov'è? Alla 4. Ah, ok, gli SR alla 4, ecco. Caso di All Might con altre 10 copie, quando arriveremo alla 4 potrò dargli il nuovo artwork strafigo. Caso delle guerre alla 6 c'è bisogno delle sue copie, però fino a quel momento non serve. Avete poi invece la seconda board che serve ad aumentare le stats, aumentare la special, sbloccare, no, non si sblocca la passiva, quello basta, la board piccola. Comunque vi potete potenziare 14.000 cose. Qua, ragazzi, servono le copie. Per darvi un esempio, io Deku ho fatto 6 multi sul suo banner per trovarlo. Con 6 multi voi potete comprare 50 shard che non vi danno il PG, assolutamente, però mi hanno permesso di fare i primi 3 passaggi. Se io in futuro trovassi un altro Deku o avessi abbastanza shard da volermi potenziare ancora Deku, potrei tranquillamente, oppure tramite il Robolac che vi dà potenziare shard di PG, a 40 arrivare qua e potenziare la passiva che gli aumenta il 35%. Poi abbiamo aumento delle stats, livello massimo, stats, passiva completa, livello 95. Non so come si arrivi al 100, sinceramente. E questo funziona per tutti, mentre per l'R sapete che non l'ho mai vista l'ability. Hanno l'ability l'R? Sì. Ma non cambiano, hanno solo 6. Tanto potrei anche potenziare al massimo. Ma non cambiano immagino, vabbè, le R, salvo che davvero non ci sia qualche R mega barata, non penso valga la pena di portarle su per niente al mondo. Almeno per adesso mi concentrerò sulle UR che ho finalmente maxato e ora su determinate SR, le in primis e poi vediamo. Qua avete la lista dei vostri PG e qua avete il modo di venderli. Abbiamo poi le summon. Ogni giorno avete una single gratuita in un banner a vostra scelta. Qua ci sono i ticket. Questo ticket era acquistabile, mi pare. Il ticket toro invece, sì, che dà un UR garantito. Il ticket toro non so dove si prende. Il ticket blu, che dovrebbe essere un PG qualsiasi, si compra non con soldi veri, ma con monete, tante monete. Comunque potete scegliere uno dei banner, attualmente abbiamo Bakugo Deku, Bakugo uno dei miei PG del gioco, Ochaku Todoroki, vorrei tanto Ocha, e poi il banner di Air Force Deku. Io sto provando in realtà a trovare questo cavolo di Baku, quindi facciamo la singoletta. Nel senso sono carine, se riesco loro in tenuta da eroi, quindi in tenuta combattimento e un SSR assicurato, avete il 2% di personaggio e il 2% di memory. Ci sono tre
condizioni per l'SSR assicurato, la prima è i loro vestiti eroi, la seconda è l'apparizione di Almighty adesso, la terza è che in questa esplosione diventi arcobaleno. Nulla, però buona, nuova. Nuova villain che non ho, tra l'altro, villain che non ho ed è anche azzurra. Buono, 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 buono. Davvero, davvero buono, tra l'altro. Sinceramente, non è andato affatto male perché comunque è un PG che non ho e qua, come potete vedere, con 30 multi avremmo Bakugo, Midoriya o una delle due UR memory gratuite. Cosa carina, cosa interessante, se trovate il PG si toglie. E non potete prendere una seconda copia del PG. Abbiamo poi i combattimenti. Allora, queste sono tutte le modalità, la modalità storia per farmare, plus ultra sono gli eventi, in basso a sinistra il farm implementare, l'USJ sono gli eventi contro boss specifici, tra l'altro qua dovrò cercare di mettermi meglio lui, che è l'unico, tra l'altro, che sto utilizzando, perché io sono messo molto bene nei blu ora come ora. Ce ne vuole un pochino, cioè volendo anche qua 2-1 che ti fa aumentare le chance, ma no grazie. E poi c'è questo che è tipo il Battlefield, solo che ancora non sono minimamente in grado, ci vogliono davvero tanti PG belli pompati per farlo e farsi dei team appositi. Vedete, io per ora sto usando questi tre team, però non sono ancora minimamente all'altezza della situazione. Dove sto usando la stamina in questo periodo è l'evento dell'Accademia. L'evento è un evento di farming. Voi vi fate, prendo questo tasto, gli stage classici. Vi fate tutto quanto, andate tipo quad hard contro. Non ricordo il nome di lui, comunque i Razer. In questo caso io mi voglio fare 51 run per avere il massimo possibile, me le faccio subito con questo team naturalmente per avere il massimo del drop rate. Tra la 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 la, me le fa immediatamente con tutti quanti i premi. Salgo anche di rank, vorrei anche vedere. Mi ha dato 1400 28 boss ticket più un pochino anche come vedete degli altri materiali che servono a evolvere, niente di eccezionale perché comunque molti di questi materiali ne ho già a bizzeffe, però voi, questa è la prima parte dell'evento, la seconda parte è naturalmente quella in cui prendete la roba seria ed è qua. Potete fare una volta al giorno la difficoltà ultra che è quella che vi farò vedere. E poi potete fare le difficoltà normali. Le difficoltà più basse le faccio in auto. La difficoltà ultra non l'ho ancora mai fatta in auto, ma vi voglio mostrare come funziona, quindi ce l'andremo a fare tranquillamente. Questo è il team, molto semplice, All Might ed Ecu perché il nemico è debole, All Might ed Ecu, mentre il villain è perché ha passive che aumentano il danno contro i pro hero. Questo funziona molto alla Legend su queste cose, nel senso ogni personaggio ha delle sottocategorie, tipo All Might è pro hero insegnante e Adeku è studente della scuola classe prima, no, fermo, 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 ok, classe prima, capite? Il gioco si svolge a turni, voi in turno potete andare in turno standard per fare gli attacchi normali oppure usare le skill o i plus ultra. In questo caso io parto subito con Momo, All Might, skill 1 di Deku. Durante le skill non plus ultra avrete anche un piccolo quick time event per aumentare il danno. Questa qua ci potenzierà anche. 1, 2, 3 e abbiamo tolto 30.000 più i pugni e poi toccherà lui. Io non faccio andare Deku in plus ultra ancora perché devo andare in plus ultra in turno con All Might. Qua mi sono dimenticato il Quick Time Event totalmente. Va bene.
Ancora nulla, aspettiamo per All Might, che se me lo facesse scendere sotto il 5000 HP in automatico. All Might come free to play davvero buono, solo che bisogna usarlo in battaglia abbastanza veloci, sperando che non ti venga attaccato, perché ogni turno che passa perde un pochino di stazza. Ok, adesso andiamo in Plus Ultra, no, va così, perché il Plus Ultra di All Might fa più danno tramite il Plus Ultra di Deku, e qua mi ha avuto sfiga. Lui è entrato in destroy mode, quindi che fa molti più danni. Vabbè, non penso reggerà oltre il risultato di Deku. Un poco là, no, infatti. Questa potete fare una volta al giorno, vi droppa questa modalità. Vabbè, qua è un piccolo bug che c'è intanto che vi mostra all'infinito. Questo vi droppa un fottio 120 ticket, che sono davvero tanti, e i ticket li potete utilizzare qua nella summon la quale attualmente l'ho praticamente finita, vi dà prevalentemente oggettistica nel senso che vi permette di ottenere potenziamenti, exp up, oggetti per evolvere i vostri personaggi. All'incirca il tasso ticket, metà dei ticket sono dividete i ticket per due, ottenete il numero di oggetti. Ecco qua, l'ho già finito tutti i giri, tutti, semplicemente comodo. Probabilmente non starò ancora a farmare chissà quanto, perché comunque siamo arrivati abbastanza al limite, quindi da domani è probabile che smetterò di fare questo farming e mi concentrerò prevalentemente su il farming, le chiamate la sera che speri sempre non arrivino, mia madre che rompe le scatole. Dicevo, e nulla, da domani probabilmente andrò full immersion nel farmare per Deku. Per chi è a livelli molto avanzati, consiglio di fare anche un pochino di comprare un po' di stamina, tipo io per come sono messo in questo momento, avendo tutto quello che mi può servire, mi spendo 20 gemme al giorno, tanto posso recuperare tranquillamente, poi ne ho altre 150 qua apposta per poter poi farmarmi direttamente quello che mi serve per Deku. Tanto una cosa molto comoda è che io voglio farmarmi Deku, voglio arrivare a quel punto di Deku, qua mi basta semplicemente andare nell'ability, siamo alla 5, c'è questo, ho bisogno di 20 di questo, metti in automatico tutti gli stage in cui c'è, qua mi dice che al 6-2 è quello in cui probabilmente ci sarebbe Mangiacoi, però non l'abbiamo ancora sbloccato, vediamo se c'è, non è proprio il massimo magari, comunque premete qua e potete vedere dove andare a farmare, qua non la sto a farmare perché bene tutto, ma non ho tanta fiducia che sia il posto giusto per farmare certe cose, piuttosto mi vado a fare il 5-2, 5-2 ha soltanto questi due oggetti in drop, dovete vincere almeno una volta naturalmente per poterlo fare, noi ci prendiamo un bel Bakugo, bello incazzato col mondo, i stage costano tutti 10 stamina, quindi questo è il team che utilizzo per il farming più rapido, che in realtà dovrei spostare Todoroki al posto di All Might perché così sono ancora più veloce. Sono 3, invece in auto è davvero rapido. Ok, qua All Might purtroppo perde un pochino di stats. Dura un altro turno, ok, ottimo. Qua tolgo l'auto solo per mettere il presunto Bakugo e farvelo vedere. Attualmente il miglior PG del gioco come danno è questo Deku. Questo Plus Ultra è quello che fa più danno del gioco, oltre ad abbassare almeno in percentuali, e poi in realtà forse Bakugo fa più danni. Ecco fatto, abbiamo finito.
team bello maxato, qua ce ne dà 2, quindi sappiamo che ce ne vogliono altri 18, andiamo un pochino una media, mi faccio 10 run in automatico, quindi al 14 ce ne voglio, quindi vado qua, tac, e mi faccio 14, mi faccio 12 run. Come vedete avevamo 530 ticket, facciamo questa, quanti ticket avremo? Abbiamo anche preso quasi tutte quelle che ci servono, ne abbiamo ripresi altri 6 di ticket, quindi capite che finiamo sempre con avere ticket praticamente infiniti. Ancora 1, 2, 3, 4, 5 per sicurezza. Ed ecco fatto, abbiamo preso tutte quante quelle là, adesso dovremmo farmarci questo. Il problema è che per farmarlo bene devo arrivare al 6-11, quindi prevalentemente la farmo la storia. Tutto questo, ditemi cosa ve ne pensate di questo gioco, è molto carino, tra l'altro, ripeto, c'è una wiki, quindi si può capire con abbastanza più facilità rispetto ad altri giochi, quello che fanno i PG in giapponese. Io ci continuo a giocare, mi spiace aver lasciato Disgaea, ma aveva iniziato a essere una cosa improponibile, non come si fa una versione global di un gioco, ma magari ne parleremo in un video apposito. Io vi ringrazio di seguito e noi ci vediamo al prossimo video. Buona serata.